Buongiorno a tutti, ci troviamo alla frontiera di Ventimiglia con la Francia. Da questa mattina, da quando siamo arrivati, insomma, abbiamo riscontrato la presenza di centinaia di migranti che da giorni e giorni, come sapete ormai, stanno protestando per insomma, riuscire a conquistare la possibilità di varcare questo confine. Confine chiuso dalle due polizie, da quella italiana e dalla gendarmeria francese. Ci sono centinaia di persone qui al confine, come altrettante centinaia di persone abbiamo incontrato oggi pomeriggio alla stazione di Ventimiglia, dove anche lì la situazione è molto difficile, non c'è stata al momento un'accoglienza organizzata da parte di nessuno, le persone dormono per terra nella biglietteria della stazione. Abbiamo riscontrato la presenza di numerose donne, bambini anche molto piccoli, buttati a terra e senza nessun minimo di assistenza, insomma, se non i pasti e i pasti assicurati tutti i giorni. Il dato positivo, e qui chiudo, è che emerge una forte volontà da parte di questi migranti, pur provenienti da diverse nazionalità, una forte volontà di continuare questa protesta e di riuscire in qualche maniera per tutti riuscire a varcare questo confine e cercando la libertà appunto di movimento e la libertà di andare in altri paesi europei. Perciò il dato estremamente positivo è quello dell'auto-organizzazione e del fatto che comunque da qui i migranti non hanno nessuna intenzione di spostarsi.